Buonasera raga. Indovinate chi c'è lì? LOL. Ma non porta il cane? Non ha detto che porta il cane? Ah, ti sminchiate, eh? LOL. Arriva lei. Arriva lei che dice che porta il cane, invece senza cane, LOL. Perché l'hai portato così faccio? È venuto. Sì. Così facevamo una passeggiata notturna. LOL. Lel. Lel. Non ho capito, raccontami la scena dell'angela che... Ciao. Toppi. Quando è che editi i video? Mai. Mai. Sti giorni vecchi perché... Oggi volevo editare, ma papà ha voluto uscire, farsi la passeggiata. Mo... Ma... Porco Dio! No, no. Niente di casato. No, no, stavolta la lascio, te lo dico. No, ci sono andata, l'ho visto tre. Ma provando a vomitare, co cosa hai mangiato? Hai mangiato come una ho mangiato rugantara? pesce, cavolfiore, il dolce, E la basta? coca, basta, la Pepsi, basta. Locket sei. Beh, non ho cioè non come. Già. Guarda che buio lì. Non fa paura. No, non fa paura. Già. Ma andai, lo te lasso. Parliamo su WhatsApp. Michael già si chiede dove cazzo sono finite. Che ho detto alle 22 sono a casa. Guido. Telefono morto, manco riesce a chiamarmi. Lol. Ma andai, ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao, andiamo. Pirlone. Aspetta. Ah. Pirla. Che bello! Passeggiata notturna si chiama questo. E oggi ho incontrato anche Anna. L'aiuto. Comunque, raga, oggi quando sono andata a fare la passeggiata con papà, con la carrozzina elettrica, appunto, quando siamo ritornati a casa, ci siamo fatti il giro del paese proprio intero. Dall'inizio fino alla fine siamo andate anche da una vicina di casa, insomma, proprio vicina, addio, due o tre case in là. E praticamente siamo stati lì a chiacchierare, poi abbiamo deciso di andare a casa. E siccome l'uscita del parcheggio è maluccia, nel senso, secondo me proprio fa schifo l'uscita, tocca anche la macchina. E allora, insomma, papà con la cristina elettrica, alla fine nell'entrare nel parcheggio è caduto. Con tutto con la carrozzina elettrica è venuto praticamente indietro, cioè è caduto all'indietro. E meno male che non si è spaccato niente la carrozzina elettrica, meno male che non si è fatto tanto male. Il problema è dopo aiutarlo ad alzarsi perché insomma la carrozzina elettrica pesa 110 kg e papà 120. Ok, il tutto sono 230 kg. Ovviamente lui si è srotolato via dalla carrozzina perché sennò non ce la facevo neanche a volere. E niente, alla fine sono riuscita. Cosa fai, Choppy? Vieni qua. Alla fine dico, sono riuscita ad alzare la carrozzina e con fatica con tutto, però ho dovuto rialzarla in mezzo alla strada proprio. Meno male che non è passata nessuna macchina in quel momento. E dopo che ho alzato la carrozzina ho dovuto alzare anche papà perché sinceramente non ce la faceva da solo. Quindi vai, tira su. Alla fine dei conti sono riuscita ad alzare anche papà e l'ho aiutato anche a mettersi nella carrozzina. Adesso mamma domani deve andare con papà a fare la terapia in piscina e dopodiché nel pomeriggio andremo all'Itea perché dobbiamo risolvere sta cosa col parcheggio, con l'uscita del parcheggio, perché siamo stati già al comune. In comune ci hanno detto noi faremo anche la strada, però sinceramente dovremmo chiudere tutta la strada ovviamente per farla passare l'asfalto, quindi è un bel problema perché c'è anche l'asilo, quindi il pulmino ecco, è complicato. E quindi per risparmiare sta storia a tutti, comunque per velocizzare la cosa, sarebbe meglio rivolgersi all'ITEA, così risolvono loro in meno tempo e più facilmente. Ecco,
Quindi adesso domani andiamo, c'è lo sto problema, perché vedete l'uscita è fatta così. Non so se ve ne rendete conto. Ecco, praticamente è caduto qui. E comunque anche la cosa del labirinto qua, del coso passaggio qua per la carrozzina e i passeggini, che praticamente è fatta così, come vedete. E praticamente è un po' strettina la cosa. Come vedete c'è il passamani da togliere, e comunque nella curva lì bisogna allargare un pochino, perché sinceramente sta a toccare tutti gli angoli. E quindi niente, vi dirò domani cosa riusciremo a risolvere, se no mi incazzo. Niente, sono stata con Anna un po' a chiacchierare, visto che comunque tutto il giorno ci siamo viste e stavamo pensando di uscire, però alla fine niente. E sono uscita con Ciao perché se lo porto fuori a fare i bisogni, e comunque fuori fa un freddo cane perché ha nevicato, quindi sì. Comunque raga, come vedete mi sono congelata letteralmente la mano. Come vedete è gonfia e rossa, giuro. Mi fa male le punte delle dita perché sono congelata. Ah, che male. Comunque ho lavato il vestito, questo qui, che alla fine ho deciso di prendere anche questo. Ok raga, mi sono tolta la giacca, adesso andiamo in camera a vedere cosa fa mio amoroso. E metto anche in carica la fotocamera, perché scarica. Ecco. E penso che tra un po' andrò anche a dormire, non prima di aver visto un film. Mister, cosa fai? Oh, mi sono morto il telefono. Ok raga, allora sono le 11:20, come si può vedere. Sono andata a mettere in carica il telefono e sono venuta anche a fare il tè. Il tè sta ora. Già, sta ora. Dopo vedo che dormiamo sicuramente. Farmi questo tè qui, questo qui, che è a base di bianco spiro, camomilla e menta. Ed ecco qui pronto il tè. Andiamo a chiamarlo. Oh. Cosa vuoi? Perché sta pieno. Sul tavolo. Ok raga, allora ho bevuto il tè, anzi abbiamo bevuto il tè a sta ora. Tipo sono le 11:40 quasi. E niente, adesso vado a dormire. Oggi è stato un vlog leggerissimo. E niente, e noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. E naturalmente mi invito a lasciare un bel pollice in su questo vlog e di iscriverti al canale, attiva la campanella così non perdi nessuna notifica. Seguimi anche su Instagram, link in descrizione.